l'annuncio di qualche mese fa è arrivato finalmente il momento di scoprire qualcosa di più relativamente a Nintendo Switch, la nuova console Nintendo che arriverà il prossimo 3 marzo al prezzo consigliato, almeno per il mercato italiano, di 329 euro. Siamo stati invitati ad un evento a Londra dove abbiamo potuto toccare con mano il nuovo hardware. La caratteristica principale di questo oggetto, lo sapete, è la possibilità, insomma, di giocare sia sul televisore, grazie ad una docking station che permette di inviare il segnale video, insomma, al pannello televisivo, sia in mobilità. Di fatto il corpo centrale della console è costituito infatti da un tablet a cui è possibile attaccare due estremità, due piccoli joypad che Nintendo chiama Joy-Con, che permettono appunto di giocare anche lontani dal divano. Il nostro hands-on ci ha, insomma, messo davanti un oggetto sicuramente interessante, però nella strategia di lancio di Nintendo c'è ancora qualche cosa da raffinare. Insomma, la presentazione ufficiale non ci ha tolto tutti i dubbi. I dubbi sono stati invece fugati per quanto riguarda la qualità costruttiva e dei materiali. Insomma, il tablet, nonostante abbia una risoluzione solamente di 720p, è veramente eccezionale dal punto di vista della luminosità e della nitidezza, tant'è che giocare in mobilità a titoli del calibro di Zelda, Splatoon 2 e Mario Kart 8 Deluxe è veramente un piacere. I due Joy-Con, una volta staccati, possono essere anche inseriti all'interno di un supporto che permette di trasformarli in una sorta di controller classico, dall'ergonomia abbastanza insomma buona, però con qualche piccolo problema. Del resto, insomma, i due Joy-Con sono molto molto piccoli e quindi, insomma, la corsa delle leve analogiche e la grandezza dei tasti dorsali e dei trigger non è proprio eccezionale. Anche il posizionamento dei tasti più e meno, quando i due Joy-Con vengono inseriti nel supporto e costituiscono questa sorta di joypad assemblato, non è insomma la migliore, e quindi crediamo che chi vuole utilizzare Nintendo Switch per lunghe sessioni di gioco tradizionali alla fine dovrà cedere e comprarsi un Pro Controller, acquisto tuttavia che possiamo, insomma, che potremo rimandare, insomma, qualche mese dopo il lancio. Infatti tutta la lineup può comunque essere giocata con le varie configurazioni dei due Joy-Con che hanno peraltro degli accelerometri e dei tilt sensor che permettono appunto di sfruttarli anche per alcune applicazioni che dovrebbero sottolineare, insomma, la predilezione di Switch per il multiplayer locale. Citiamo ad esempio ARMS, citiamo One Two Switch, a cui dedicheremo degli approfondimenti dedicati, ma anche Mario Kart 8 Deluxe è perfetto. Si può giocare ad esempio in split screen sullo schermo di 6.2 pollici, utilizzando ognuno dei due giocatori utilizza un singolo Joy-Con, e il sistema di controllo molto arcade rende, diciamo, piacevole anche le sessioni di gioco in questa configurazione. La console ovviamente non punta tutto sulla qualità tecnica, cioè non vuole superare sicuramente le altre due macchine presenti sul mercato, e cerca invece, insomma, di puntare tutto su questa sua natura ibrida e su questa sorta di portabilità casalinga, noi l'abbiamo definita. Si tratta quindi di un'altra macchina che, come da tradizione Nintendo, va dritta per la sua strada e cerca di puntare fortissimo su un'idea, evitando quindi la standardizzazione che si sta un po' diffondendo nel mercato. Si tratta quindi, insomma, di un approccio che secondo noi è sicuramente virtuoso e interessante, ma come dicevamo all'inizio di questo video, non tutti i dubbi sono stati fugati. Il prezzo di lancio rispetto a quella che è l'offerta di software, quindi rispetto a quella che sarà la lineup iniziale, potrebbe scoraggiare certi giocatori. Proprio al day one, che lo ripetiamo è previsto per il 3 marzo, il titolo principale sarà The Legend of Zelda Breath of the Wild, che tuttavia, insomma, arriverà anche su Wii U. Ovviamente su Switch sarà un po' più performante dal punto di vista tecnico, non solo per via della risoluzione, insomma, ma anche per la stabilità del frame rate. Quindi, insomma, Switch resta comunque la piattaforma in cui Breath of the Wild darà il meglio di sé. Al di là di questo, perché arrivino sul mercato le altre esclusive di peso, si dovrà aspettare un po'. Mario Kart 8 Deluxe arriverà infatti a fine aprile, Splatoon 2 ci raggiungerà
soltanto d'estate, e poi ci sarà il nuovo Mario, Super Mario Odyssey, che è stato annunciato e mostrato solo attraverso un primo interessante trailer, che arriverà in un meglio precisato periodo del 2017. Quindi capiamo che insomma alcuni utenti siano un attimo rimasti interdetti da questa lineup di lancio. È ovvio che tutti gli early adopter fanno diciamo un atto di fede, però sicuramente insomma la console ha delle caratteristiche interessanti, e sicuramente gli altri annunci che Nintendo ha fatto in conferenza, fra cui un nuovo Xenoblade Chronicles e un nuovo capitolo di No More Heroes, ci fanno stare tranquilli almeno dal punto di vista delle esclusive. Il nostro consiglio quindi è quello di tenere d'occhio questa macchina, che se non altro è coraggiosa, diversa da quello che adesso il mercato propone, e proprio per questo motivo interessante. Nintendo ha tanto da dimostrare, dovrà anche dimostrare insomma di saper allestire un servizio online interessante e competitivo, perché dal prossimo autunno il servizio online di Nintendo Switch si pagherà, e proprio per questo insomma deve accordarsi a quella che è l'offerta minima standard delle rivali. Nintendo deve anche dimostrare continuità nell'arrivo di nuovi titoli sul mercato. Speriamo quindi che alle 3 possano tornare insomma tutte quelle IP che hanno reso grande la casa di Kyoto, da Metroid a Pikmin. Per tutte le informazioni relative a Nintendo Switch, noi vi suggeriamo di restare qua su everyeye.it e iscrivervi al nostro canale YouTube, perché appunto produrremo tanti video relativi a tutti i giochi che abbiamo potuto provare con mano all'evento londinese, e ovviamente seguiremo per voi le novità principali del mercato.